e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è giovedì per me, da quando sono tornata per sicurezza e precisione, perché è una cosa mia, ho deciso di fare 5 giorni di quarantena, giusto perché sono stata fuori e mi sembra più che corretto. Quindi domani potrei anche scendere, però vediamo se scendo domani oppure direttamente sabato. Vediamo. Allora, mi è appena arrivato il pacco di Shein, che praticamente cioè, avevo ordinato una cosa come vi avevo detto, ma anzi, due cose come vi avevo detto, ma mi sono arrivate dopo. Pazienza. Comunque, adesso sto per preparare il pranzo, che è del couscous all'insalata, perché sta facendo caldissimo, stiamo superando tutti i livelli massimi, credo, a 45 gradi, quindi vado molto 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 a rilento con i video, mi dovete scusare, ma io il caldo mi assorbe tutto, anche l'umore. Io non so voi, ma qui in Sicilia si sta scoppiando. Comunque, detto questo, adesso vado a finire di preparare il pranzo. Pranzo e poi vi faccio vedere le cose, le cosine che ho preso. Sono più oggetti che abbigliamento. Abbigliamento non ne ho preso, però c'erano queste cosine in offerta e quindi ho voluto prenderle. Poi c'era la spedizione anche gratuita e quindi ne ho approfittato. Nulla, faccio il pranzo e poi vi faccio vedere le cosine. Ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, rieccomi, mi sono seduta e messa comoda, ho già pranzato e voglio farvi vedere le cose che mi sono arrivate di Shein. L'ho appena proprio aperto, così vediamo insieme. Prima però di farvi vedere le cose, vi volevo fare vedere le conchiglie che abbiamo raccolto da Grigento. La mia preferita è questa in assoluto. Questa qui, tutta bianca, bellissima. E poi mi piacciono un sacco queste qui che hanno le righe. Non so come utilizzarle, nel senso so come utilizzarle, però vorrei fare qualcosa tipo, ce ne sono due, una più grande e una più piccolina. Non so se la riesco a trovare qua in mezzo. Vabbè, questa pure. Una grande, una piccola e una media. Sarebbe questa media e questa grande. E ce n'è anche una più piccolina. Vediamo come fare. Che hanno il buchino. Quindi fare praticamente la collana. Perché l'ho detta ad Auri e vuole fatta una collanina. Però con il resto vorrei farmi qualcosa. Vediamo, datemi qualche consiglio giù nei commenti, al limite la facciamo insieme. Vorrei lasciarmi un ricordo, qualcosa con le conchiglie, visto che comunque qui a Palermo non ce li abbiamo più, perché prima c'erano, ma non ci sono più ormai da anni. Quindi quando le ho viste Aurora è impazzita, come avete visto, e io sono tornata un po' bambina, praticamente. Comunque, lasciando stare questo discorso, cominciamo. È qualcosina e pesco a sorte. Vabbè, io già l'ho visto, però. Allora, questo qui era il prodottino che mi sarebbe servito per andare a farmi il weekend, però non ha importanza perché comunque non lo utilizzo e servono sempre. L'ho pagato 2,50 € per 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prodotti, 9 prodotti. La cosa che mi è piaciuta tantissimo, a parte i contenitori, che c'è uno per tipo il tonico, c'ha il buchetto così, poi uno si apre da sopra, un altro a spray, l'altro con l'erogatore, che è sempre comodo. Poi ci sono due barattolini dove andare a mettere la crema, eccetera eccetera. Mi piace che c'ha la protezione per non far fuoriuscire il prodotto, che non riesco a togliere. Ok, c'ha la protezione, ma la cosa più carina secondo me è comoda, è che ho trovato questi tre prodottini. Allora, la palettina
per andare a mettere magari dal contenitore grande al contenitore piccolo la cremina. La pompetta per tirare su magari il tonico o il detergente, insomma, però se non volete utilizzare questo forse più per il detergente che è un po' più denso. Per la cosa più liquida, ho trovato l'imbutino che praticamente va messo così e poi direttamente travasare il prodotto senza sprechi. Quindi questa cosa secondo me è ottima, non mi usciva la parola. Quindi io ero convinta che mi sarebbero arrivati prima perché l'avevo fatta in tempo, però non è stato così, ma non ci abbattiamo. Per 2,50 euro ho preso tutti questi prodottini che secondo me sono un affare. Poi andiamo avanti. Che carina! Io sto guardando Ari perché sicuramente lei. Ho preso questa fascetta. Ma quanto è bella! Ti piace? È bellissima! Allora, io l'ho presa per quando mi trucco, insomma, per quando mi sto preparando, magari quando sono a casa in inverno perché è pesante. E l'ha vista Aurea, ha detto che la vuole anche lei. Vabbè, la utilizziamo tutte e due, ma poi al limite la riordino, magari la prendo un altro colore, così ne abbiamo di più colori. Questa qui l'ho pagata 1,05 euro, quindi secondo voi non la prendevo. Poi vediamo cosa pesa. Ah, ecco, ho preso un attrezzino perché ogni volta che devo far mangiare le ciliegie ad Auri devo togliere l'osso e non avevo questo aggeggino che è molto molto comodo, mi mancava. C'era solo questo colore viola, anche se non mi piace, però non mi interessa perché mi interessava proprio l'attrezzo. Questo qui era pure in offerta e l'ho pagato 1,25 euro. Quindi così almeno ce l'abbiamo. E devo comprare le ciliegie per utilizzarlo, per trovare. Ah, poi ho preso, fantastico, guardate quanto è questa paletta, quanto è la mia faccia. È favolosa, favolosa. Allora, vi spiego. Ah, l'aveva comprata mia mamma su Wish. E mi è piaciuta tantissimo, tantissimo. Poi mentre facevo l'ordine l'ho vista, 1,25 euro anche questa, e non potevo non comprarla perché è una schiumarola gigante e super comoda. Secondo me è super comoda, anche se mia madre mi ha detto che si trova bene. Io comunque volevo una schiumarola così grande e quindi me la sono presa anch'io. Poi, ah, finalmente. Allora, il piegaciglia che tempo fa ce l'avevo ma mi si è rotto e non ho più avuto occasione di ricomprarlo. Mentre facevo l'ordine mi sono resa conto che c'era e quindi allora l'ho preso rosa gold, bellissimo. Devo togliere la, c'è la sicurezza, come vedete, è stupendo. Cioè, io ne avevo uno classico argentato, ma questo qui, guardate, è rosa glitter e non vedo l'ora di utilizzarlo, anche se qui è un po'. Devo tagliare questa plastichina, però devo dire che già. Se lo andate a scaldare leggermente, ve le incurva ancora di più. Quindi ci piace. Questo qui l'ho pagato 1,50 euro. L'ho pagato 1,50 euro perché, per il colore, perché altrimenti l'avrei pagato 1 euro. Però sinceramente mi piaceva un sacchissimo. Quindi vado a rimettere la protezione. È valida questa protezione perché almeno non si muove e sta fermo così. Non si può rompere perché il mio si è rotto perché era sempre buttato lì in mezzo ai trucchi e quindi si è rotto. Poi ho preso un pettinino a coda, questo qui quando faccio la tinta è comodissimo perché ha la punta d'acciaio e quindi è comodissimo come si apre. Io non so se voi lo utilizzate o lo conoscete questo pettine, ma il colore era random, quindi sarebbe arrivato
cioè, non l'ho scelto io, poteva arrivarmi un altro colore anziché bianco. Comunque, questo qui quando vai a dividere il capello è super preciso perché ha la punta, come vedete. E questo qui l'ho pagato veramente poco, 50 centesimi, quindi l'ho preso immediatamente. Ah, poi ho preso questo aggeggino che è costato 1 euro, semplicemente per questo qui c'era scritto che è un aggeggino per lo yoga, però sinceramente quando d'inverno mi sveglio con le spalle bloccate, allora fare questo movimento da dietro, siccome costava 1 euro, voglio provare, voglio vedere se mi allevia i dolori della cervicale, perché c'era scritto appunto che è molto utile questo esercizio per le cervicali. Anche questo c'era solo viola. Più non lo amo, più mi arrivano le cose viola. Oh mio Dio, che sono belli! Allora, questi qui erano un sacco di tempo che li cercavo e non li trovavo in giro. Li devo subito aprire. Li devo immediatamente aprire. E quando stavo gironzolando su Shein, li ho visti, li ho pagati 1,20 euro, mi pare. Mamma mia, ma quanto sono belli! Sono enormi! Sono enormi! C'era anche la mia amica Carmi che quando si trucca e si mette ai capelli stanno benissimo. A me piacciono un sacco. Guardate che sono belli. Poi, beh, messi insieme magari no, però sono super bellissimi, guardate, sono troppo belli, li cercavo da un sacco di tempo, quindi se anche voi li state cercando, perché non si trovano facilmente questi qui, o al limite costano veramente tantissimo. La cosa che mi piace pure, che mi sto rendendo conto adesso, è che se si dovesse rovinare la mollettina che c'è all'interno, praticamente sono rivestiti ma che si possono togliere e inserire un'altra mollettina. Quindi questa cosa la trovo comoda perché almeno al limite si può cambiare la mollettina dentro, però me li terrò cari, non li faccio rovinare, sono troppo belli, non vedo l'ora di utilizzarli. Poi c'ho anche un sotto di un costume che adesso vi faccio vedere. Ah sì, non mi ricordavo che cos'erano. Allora, queste qui sono, quante ce ne ho trovate? Vediamo. Queste sono 5 mollettine. Sono le mollettine per fare la ricostruzione in gel con la tip, con il gel, quello lì nel tubetto per intenderci. Lo vai a mettere sull'unghia, poi metti con la tip ovviamente, quindi la vai a bloccare e la metti nella lampada UV. Adesso non mi ricordo, non le ho mai utilizzate, non mi ricordo se va messa così, ma credo di sì, oppure così, ma credo così, che va a bloccare la tip. E le ho comprate appunto perché mia sorella prima di partire aveva comprato questo gel nel tubetto e io non l'ho mai utilizzato perché non avendo questi non è semplice da utilizzare, cioè non si può utilizzare. Quindi le ho pagate 1 euro 5 mollettine, quindi comunque le ho prese perché non voglio che quel gel vada a male, quindi lo voglio utilizzare. Poi, ultimo prodottino e poi vi faccio vedere. Voglio vedere prima questa. Ho ordinato una mutandina bikini alta per utilizzare gli altri bikini che ho nella parte di sopra. Però già sono delusa perché mi sembra grande. Ho preso una L perché comunque prendo sempre una L. Però io ho anche preso le misure, però mi sembra grande. Adesso me lo provo e poi ve lo confermo. Come vedete ha i laccetti ed è alta, vedete, dalla parte di sopra, però mi sembra grande. Mamma mia, mi sono rimasta male. Vabbè, adesso me la provo e vediamo com'è. Anche perché fare il reso su Shein è un casino. Io ero convinta che sarebbe andata bene.
potevo anche prendere una M, però avevo paura che magari era piccolo, invece adesso penso sia grande. Vabbè, comunque dopo me lo provo. Comunque l'ho pagato 5 euro, non l'ho pagato tantissimo. Comunque dopo me lo provo e vediamo com'è. Ultimo prodottino. Sembra un caffè americano. Invece è una spugnetta. È veramente troppo carina, anche perché il colore del caffè, e l'ho scelta così perché c'era anche il barattolino rosa, però il barattolino rosa aveva la spugnetta classica, invece a me serviva proprio in questa maniera, proprio per andare a prendere i punti con la spugnetta, e mi piace tantissimo. La cosa che mi piace di più è che dopo l'utilizzo io difficilmente la vado a lavare, perché poi la devo portare fuori per asciugarsi, eccetera, eccetera. Invece, una volta utilizzata questa qui, la vai a lavare, che comunque se la utilizzi una volta e la lavi, ci vogliono 3 secondi per lavarla. La metti dentro il barattolino, chiudi e vai a trovare i buchi sopra e anche i buchi sotto con una la di Aurora. Comunque, così passa l'aria, non si crea la muffa e si asciuga facilmente. Quindi, anche se rimane un po' umida, magari la devi utilizzare il giorno dopo, non fa niente perché comunque si deve sempre inumidire la spugnetta. Quindi, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, anche perché la vado a mettere in bagno a portata di mano anziché buttarla lì dentro e ogni volta magari si sporca. Quindi questa cosa a me è piaciuta tantissimo e l'ho pagato veramente poco, 1 euro. Cioè 1 euro contenitore e spugnetta, quindi un affarone secondo me. Non c'è più nulla. Nulla, qui c'è il cartoncino se voglio fare il reso, che io già so che comunque il reso è un casino. Comunque io spero vi siano piaciute queste cose che vi ho mostrato, ma soprattutto erano cose che mi servivano. Una notte non riuscivo a dormire e mi sono messa lì a spolliciare. Alla fine ho pagato tutto 18 euro perché quella sera c'era anche la spedizione gratuita. Comunque, detto questo, noi ci aggiorniamo più tardi o ci aggiorniamo domani, non lo so perché considero che sono già le 6 del pomeriggio. Oggi il caldo mi ha buttato veramente giù, quindi non so nemmeno cosa preparare per cena stasera visto che fa questo caldo, però adesso provvedo, vediamo. Nulla, ci aggiorniamo oggi, cioè, o domani. Poi, tanto per voi è sempre un secondo. Allora, buongiorno, siamo al giorno dopo. Sono andata a farmi la spesa da Eurospin, anche se il volantino è in scadenza domani. Infatti, si può dire che non ho trovato quasi nulla delle offerte che c'erano a 50, 1 euro, 1 euro e 50, proprio giusto qualcosina. Però vi faccio vedere subito le 3 cosine che ho preso dal freezer, così le poso perché ci sono 840 gradi. Quindi, ho preso questi mini stecchi tipo Magnum, li ho presi per Auri perché il gelato grande non riesce mai a mangiarli, quindi ho preso questi piccolini. Ce ne stanno 8 dentro e sono gusto vaniglia, cioccolato, cioccolato al latte con le mandorle. Questi 4. E li ho pagati 1,49 euro. Poi ho preso le solite patatine, queste qui da forno, 1,49 euro. Poi c'erano in offerta le patate a spicchi, queste qui le ho trovate 1 euro. Adesso poso queste e vi faccio vedere il resto. Allora, vi faccio vedere le cose del frigo così le posso posare anche loro. Allora, ho preso questo pacchettino di gnocchetti da mezzo chilo, erano in offerta a 50 centesimi, quindi facevano parte del volantino. Poi ho preso questi tipo Kinder Pinguì della Dolciando, Milk Snack a 99 centesimi. Poi ho preso il cremoso extra, però che non ho trovato al pistacchio, e ho preso questo qui, yogurt bianco con granella di nocciole e cioccolato, sempre a 55 centesimi. Poi ho preso 2 pacchetti di Wurstel, questi qui che prendo sempre, erano in offerta a 39 centesimi la confezione da 8, e ne ho presi 2. I burgeroni sempre per Auri, questi qui che
Rispetto ad altri marchi, questo qui è uno dei suoi preferiti, quindi effettivamente anche io li ho assaggiati per fare la differenza, effettivamente questi qui sono i più buoni. Questi qui li ho pagati senza sconto 1,49 euro. Poi c'era questo prosciutto qui, scelto, che lo prendo spesso, era in offerta a 1 euro. E poi ho ripreso, che li ho ritrovati, i burger alle verdure, che mi avete chiesto quali erano. Sono questi qui, che sono praticamente con zucca, scalogno, cipollotto e carote. Questi qui. Li ho pagati 1,99 euro, sono super super buoni, proprio buoni. Poi una busta di pan di zucchero di insalata, una busta sola perché con il caldo che fa, 99 centesimi, e il classico sacchetto di mozzarella, questo qui, che ce ne stanno 4 da 125 grammi per 2,09 euro. Allora, ho passato le cose del frigo perché altrimenti diventavano brutte. Vi faccio vedere frutta e verdura. Ho preso l'uva, che non ho trovato quella dell'altra volta. Però vabbè, questa ormai Aurea ha imparato a togliere l'ossicino dall'uva, quindi possiamo anche comprare l'uva normale. Questa qui l'ho pagata 2,10 euro per 700 grammi di prodotto. Poi ho preso una confezione di carote a 99 centesimi, le melanzane 1,57 euro, 3 melanzane erano in offerta, non mi ricordo a quanto, ma erano in offerta, e un caschetto di banane 1,20 euro per 950 grammi. Poi ho preso un sacchetto di cipolla bianca, 1,19 euro, una retina d'aglio, 99 centesimi, e le patate, queste qui, sacchetto di 2 kg, 1,99 euro. E poi c'era il pomodorino ciliegino in offerta, 1 kg, 1,79 euro l'ho pagato. Allora, poi ho preso la carta igienica, questa qui, che l'ho già presa in passata ed è buona, anche se è due veli, era in offerta 1 euro. Poi oggi nel weekend c'era sia la limonata che la Coca-Cola, nel grande risparmio. Io ho preferito prendere la limonata perché la Coca-Cola, sì, ogni tanto la prendo per la riserva, però non è chissà che più acqua colorata che Coca-Cola, però mi capita di prenderla ogni tanto. E ho preferito prendere la limonata perché la limonata è veramente buona. 6 lattine da 330 ml, l'ho pagato 1,29 euro, quindi ottimo prezzo. Poi ho preso il pesto, questo è qui alla genovese, senza aglio, che oggi devo fare la pasta fredda al pesto e pomodorini, che Auri ama. Poi ho preso, l'altra volta li ho presi, quindi con l'occasione ve ne parlo, effettivamente non si possono attaccare perché stanno per sciogliere, ma li tengo in frigo. E in frigo sono buonissimi, sono questi wafer, e Auri li stradora, scusate, sotto sopra, e li stradora, costano 1,29 euro, ce ne stanno 6 dentro, e ogni tortina ha la sua carta, quindi sono separate. Quindi se si aprono non si devono per forza consumare tutte, ma essendo confezionate singolarmente sono ottime. Infatti ne ho prese due, lei le ama tantissimo. E ho preso anche questo, che amore mio se lo voleva mangiare, ma che non l'abbiamo toccato, era tutto sciolto. Quelli li ho pagati 1,29 euro, questi 1,19 euro. Questi qui sono anche buoni, li abbiamo già provati, c'è il cioccolato bianco e il cioccolato al latte di fuori, tipo Kinder. Poi ho preso la solita frutta che beve Auri, questa qui a 49 centesimi. Ho preso mela, pera e mela e frutti di bosco. Questa è comodissima da portare in giro con i bambini, almeno chi ha bambini come me, che non riescono a fare a meno della frutta. Poi il pomodoro concentrato, questo qui che lo utilizzo quando cucino per dar sapore o macchiare magari il cibo, 55 centesimi. Poi non l'ho mai preso questo, siccome ultimamente avevo comprato quello della Star, il dado granulare, e mi sono trovata bene. Mi è finito e ho visto questo e non l'avevo mai preso, voglio provarlo. Questo qui è 250 grammi di prodotto e l'ho pagato 99 centesimi, era in offerta.
Poi le treccine, queste qui, le trecce integrali, 1,39 euro, sono buone, veramente buone. Uno dei prodotti migliori secondo me come merendine da Eurospin. Poi ho preso un pacchetto di pasta solamente perché ce l'avevo, però è un sacco di tempo che non mangio questo formato, questo di sedani, o sedani o zito, dipende il marchio della pasta, cambiano il nome, a me piace tantissimo. E poi ho preso anche questi muffin che non ho mai preso da Eurospin, ma a Lidl li ho provati, da Eurospin non li ho mai presi, li ho pagati 1,55 euro e sono morbidissimi. Voglio vedere come sono, non li abbiamo mai provati. E poi, come ultima cosa, sono caduta anch'io in tentazione grazie alla mia amica Vale, che tutti i giorni posta foto o mette nei video l'avena. Poi anche mia cugina mi aveva consigliato di prenderla da Eurospin, che a lei è piaciuta tantissimo, e mi diceva provala, provala, vedrai che ti piace, vedrai che ti piace. Io non l'ho ancora provata, però finalmente l'ho trovata, perché le altre volte non l'ho trovata. Queste qui sono fiocchi d'avena e sono biologici e stavano in offerta a 95 centesimi e sono mezzo chilo di prodotto. Quindi proverò anch'io l'avena, o con la frutta o con il cacao, vediamo, non so nemmeno se mi piace il gusto. Comunque lo svuota la spesa è finito, e sicuramente anche il video, perché lo sto aggiungendo ad un vlog, quindi comunque io spero vi sia piaciuto questo svuota la spesa. Io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like di supporto, attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo video e vi mando un mega grandissimo bacione, vi adoro.